Ciao ragazzi, durante la mia permanenza in Giappone mi sono arrivati un sacco di pacchi contenenti dei manga. Oggi ne vediamo particolarmente tre. Il primo si tratta di questa variant di Kaiju No. 8 di un'illustrazione di Marco Checchetto. Allora, ho visto un sacco di foto, ma in foto non rende minimamente. Ci vuole un video per vederlo bene. Ed eccomi qui. Poi si parla anche di Demon Slayer 21, che contiene 32 sticker e un astuccio speciale. Questa è la seconda limited edition, però la mia domanda rimane sempre la stessa. Cosa farà Star Comics con l'ultimo volume? Ed infine mi è arrivata anche questa diary variant di Made in Abyss, J-Pop e Mangayo. Questa è da vedere assolutamente, poi la scopriremo tutte insieme a questa postcard. Ma prima di iniziare a vedere questi manga, raccontatemi voi cosa è successo in questo Lucca Comics. Ci sono state varie uscite, come la variant di Kaiju No. 8 e tantissime altre. Ho letto pareri discordanti, alcuni è piaciuto e alcuni no. Io vi posso raccontare che sono stato ad Akihabara, il mio Lucca del 2022. Ci sono stato per 3 giorni. Poi ho visto anche il Pokémon Center, il Jump Shop e tantissimi altri negozietti, come lo Studio Ghibli Store. Devo dire che mi sono divertito molto. Questo è stato il mio Lucca. Ma adesso raccontatemi voi cosa avete visto a Lucca Comics. Per quanto riguarda Akihabara, era una Lucca in miniatura, diciamo. C'erano un sacco di manga, di action figure, ma la cosa migliore è che costavano poco e non c'era la fila. Qualche giorno fa ho pubblicato un video con tutti gli acquisti che ho fatto in Giappone, vi lascio il link. Tra non molto pubblicherò anche tutto il mio viaggio in Giappone. Detto questo, andiamo a vedere questi 3 manga. Dopo il volume 7 con i patacchini, dopo il volume 10 con i segnalibri, dopo il volume 13 con la sua variant e il mini Shikishi, dopo il volume 20 con le cartoline illustrate di pregio, c'è il volume 21, la seconda limited edition con gadget esclusivi. Troviamo gli sticker di ben 32 personaggi. Allora, io non lo apro, però si può notare qui ci sono tutti i personaggi, ben 32, e ha anche un astuccio speciale. Questo è il volume 21 di Demon Slayer della Star Comics. Il prezzo di questa seconda limited edition è di 8,90€. Stesso giochetto per Kaiju No. 8. Dopo il primo volume, con le sue illustration card, la sua limited edition e la sua variant cover ruvida, e soprattutto al box troviamo la variant di quest'anno, alla variant che mi piace di più di questo Lucca Comics, ovvero Kaiju No. 8, il volume numero 5, un'illustrazione di Marco Checchetto. È molto bella e anche splatter. Cioè, secondo me, come ho detto, in foto non rende molto, meglio vederlo in un video. Questa è la variant, molto bella. Sotto a questa sovracoperta c'è il volume normale che si troverebbe. Allora, guardiamola per intero questa sovracoperta. Mi piace un sacco. Splatter e... è anche molto luminosa, diciamo. Ragazzi, a me piace un sacco. Molto bello questo disegno. Marco è un grande. Piace molto. Per chi non sapesse, la trama di Kaiju No. 8, in parole povere, c'è un umano di nome Kafka che ingoia un kaiju. Un kaiju è praticamente un mostro giapponese, come ad esempio Godzilla. Io Godzilla l'ho vista a Shinjuku. Praticamente Kafka vuole entrare in una squadra dove c'è l'eliminazione di questi kaiju. Adesso passiamo alla diary variant di Made in Abyss. In regalo c'è questa fantastica cartolina, la numero 9.
Allora, vediamo questa diary variant di Made in Abyss. Come al solito, qui c'è una sovracoperta. Proviamo a toglierla. Questo è il volume. Andiamo anche dietro. Ma vediamo soprattutto questa sovracoperta, dove c'è la mappa dell'abisso. Molto bella. Attualmente non si trova più nel sito di Mangaio e ho visto che la rivendono anche a 30 euro attualmente. Questa variant J-Pop per Mangaio si poteva trovare al prezzo di 7,90 euro, praticamente lo stesso prezzo di un volume normale. Non sarò stato a Lucca, ma ho anche io questi volumi principalmente usciti per il Lucca Comics. Bene, questi erano tre manga usciti in questo periodo, soprattutto per il periodo di Lucca Comics. Adesso non mi rimane che pubblicare tutto il mio video del Giappone e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!